Kang. Ancora Crane a fare il mediano di mischia due volte di seguito, poi la corsa ottima di Goneva, come lo scarico per Anthony Allen. Luther Burrell riesce a metterci una pezza, non rotola via, ma il pallone è già fuori. Flood che dà ritmo, corre, sembra voler andare fino in fondo, invece offre il pallone a Neil Morris e la prima meta della partita è di Leicester all'ottavo minuto. E fa sentire la pressione, il fiato addosso, nonostante la mischia chiusa non vada benissimo, almeno sin qui. Prova a correre Jamie Elliott, preso, isolato, gli tolgono il pallone, ma il placcatore non rilascia, corre immediatamente, Dixon prende tutto il suo tempo, Luther Borrelli il sostegno, arriva Myler che arriva fino in fondo, ma riesce a schiacciare o non riesce a schiacciare? Sì, riesce a schiacciare, questo è quello che dice Wayne Barnes. Myler, Steven Myler. Diamo per persa per esempio la battaglia in mischia ordinata e concentriamoci su qualcos'altro, tipo la rimessa laterale che è andata bene, per riuscire a risalire un po'. Lo vedremo fra poco, anzi lo sentiremo in studio. Preparati la risposta. Il primo tempo della finale di Aviva Premiership, il campionato inglese fra Leicester e Northampton, e finisce 13-5. No, clamoroso, il pallone era stato buttato fuori da Norarme. Attenzione che qui c'è anche l'occasione di prendersi un calcio di punizione che arriva puntualmente, e questo è un calcio più che fattibile, è un calcio quasi fatto in mezzo ai pali all'altezza dei 22. Mallinder, una rabbia incredibile. Cartellino rosso per Hartley che protesta e viene cacciato. Ecco il vero tallone d'Achille di Hartley, questa incapacità di gestire le emozioni, i momenti difficili, che prova a inscatolarlo. Bravo Wood, molto molto bene, poi fantastico. Si rialza, non c'era l'avversario. Squeezy ball, Gardner Lewis, bello scarico. Heywood, Myler al largo, c'è spazio, la palla per Foden che può andare a schiacciare, incredibile. Northampton in inferiorità reagisce proprio adesso con Foden quasi in meta nel primo tempo, in meta adesso. Tonga subisce Dan Cole, pallone fuori da Manoa, pallone conquistato da Leicester, Anthony Allen. Corre Kitchener, nessuno lo prende, va fino in fondo Kitchener, schiaccia e di rabbia va a festeggiare Graham Kitchener, seconda stagione Tigers, ex Worcester, terza meta in Premier, terza meta della stagione. Foden. Careful 16. Mancato il placcaggio su Foden, altro placcaggio mancato. Arriva fino sulla linea dei 22, alla fine Morris che lo blocca. Un po' di rilassamento fra i Tigers, altra occasione per i Saints. Courtney Lowes, che atleta Courtney Lowes. Il passaggio è avanti o è indietro? L'arbitro non ha dato la meta, ha fischiato più volte, vuole andare a vederci chiaro, potrebbe esserci il passaggio in avanti. Ha detto a Myler, guarda che non ti do la meta. Ah, può assegnare la meta. Mi fa fatica ad avanzare però Leicester. Cercano lo spiraglio e prima o poi si apre. Eccolo qua, placcaggio mancato, Tuilangi uno contro tutti, parte dei blocchi di partenza, arriva a destinazione, la firma di mano Tuilangi su quello che sembra essere il colpo decisivo di Leicester per andare a conquistare il decimo titolo della propria storia e la tredicesima meta in Premier per mano Tuilangi. Dentro Steve Murphy per lui, Ford, calcio passaggio non con i tempi giusti. Campisi recupera il pallone, lo butta a casaccio indietro, lo butta nelle mani di Steve Murphy che ha una prateria davanti a sé, poi Goneva sfugge all'ultimo placcaggio, va a schiacciare, ribadisce Veronique Goneva, altra meta per lui, la quinta della Stashavs da Mont de Marsan, seconda linea. Questi cambiamenti delle due squadre, ma è più rivoluzione Northampton che Leicester naturalmente. Tigers, placcatore non rilascia, mi sa, c'è addirittura il rischio di un altro cartellino. Sì,
qui è Cockerill che va a salutare Dorian West. Una cosa tipo quanto ci costi di bendaggi, lì che toglieva metri di cerotto dal braccio. Ford sulle bandierine, altri due punti per Leicester, 37 a 17, più 20 è il risultato con cui Leicester conquista il decimo titolo della sua storia, nona finale consecutiva da quando esiste questa formula. Beh, da allora 5 sconfitte e 4 vittorie, si rimettono un po' in sesto le facce triste di Northampton, che hanno visto sfumare la vittoria quando Dylan Hartley è stato espulso, il capitano.